Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale, questo è il video dei prodotti top e flop terminati dell'ultimo periodo. Vi farò vedere prodotti per il corpo, capelli, viso, make up e qualche campioncino. E settimana prossima, tra due settimane, invece vi faccio vedere i profumi, perché anche lì ho un po' di cose da dire, ho un sacco di profumi che ultimamente sto finendo e che mi sono piaciuti tanto. Non vi faccio vedere tutto all'interno di questo video perché altrimenti non me la caverei più. Già vi dico che sarà un video molto lungo e se continuo così sarà ancora più lungo. Ma prima di iniziare ci tengo a ringraziare tutte le persone iscritte al mio canale, ma soprattutto tutte quelle persone che hanno commentato il mio ultimo video. Quel video l'avevo registrato in una giornata di cacca, un tempo di cacca, tra l'altro anche nevicato, facevo un freddo cane, in più stavo malissimo a livello fisico e a livello psicologico, oggi un po' meno, però dopo averlo caricato su YouTube e non sapevo nemmeno se metterlo online o meno, ho ricevuto un sacco di complimenti, un sacco di apprezzamenti da parte vostra e vi ringrazio tantissimo per il calore, il supporto, l'affetto che comunque mi avete dato quel giorno. E ho sentito proprio, sì, il vostro affetto. Io non sono una di tante parole, per chi mi segue sa bene che non sono una lecca a sedere, non sono una che fa sviolinate, quindi vi dico semplicemente grazie e non ne voglio più parlare. Qua concludo questo discorso. Sicuramente ci saranno degli aggiornamenti molto più avanti e non saranno neanche positivi, però noi siamo positive, come ha detto una ragazza. E a questo proposito voglio dare un bacione enorme a Cristina del canale Chris Beauty Channel, che si fa sentire tutti i giorni, la cosa mi fa davvero molto piacere e sicuramente ci vedremo in quella bella stagione, anche se lei è di Roma e io di Milano. Se davvero una persona ci tiene, insomma, fa di tutto per vederla e quindi sicuramente ci vedremo a metà strada e non vedo l'ora. Domani vedo la mia amica Lorenza, a cui mando un enorme bacione, lei è di Milano e quindi ci vedremo al centro di Arese a fare un giretto. E ringrazio anche Fabiola, il suo canale è Bra Fabi, grazie, lei mi ha mandato invece dei messaggi privati molto molto carini, sei molto tenera Fabi, ti mando un enorme bacione. Detto questo, basta perché sono già praticamente 2 minuti e 20 che parlo, non ho detto un Kaiser, direi di partire subito. Allora, prodotti, sta andando via anche la voce, che bello. Prodotti per i capelli. Anzitutto promuovo la solita maschera notturna che io applico sulle lunghezze, sulle punte la sera prima di andare a letto. È di Sephora ed è questa qui al cocco con da una parte la crema e qui la cuffietta. Le cuffiette sono davvero molto carine, tipo stile nonna di cappuccetto rosso. E stamattina ho lavato i capelli e questo è il risultato finale. Una ragazza mi ha chiesto, ma i tuoi capelli fin dove arrivano? Fino a quasi a sedere. Sono miei questi, eh? Ecco qui. Sono lunghissimi, questo è il mio popò. E questi sono i miei capelli e ho fatto una fatica a farli crescere così, quindi finché posso me li godo, li vorrei tagliare ma aspetto un pochino e quindi boh. E è una maschera pagata 3,90€, molto buona e lascia i capelli super morbidi e super profumati. Poi io adoro il cocco, quindi soprattutto però in estate, però mi piace tanto ed è una maschera che assolutamente voglio ricomprare. Poi ho da buttare questo cerchietto perché io ho le mani di cacca. L'ho preso da Lila Pua, pagato poco, però si è rotto. Non l'ho fatta apposta. Poi butto questo shampoo acido ialuronico luce e volume di Erbolario, effetto filler. Allora, io di questa linea ho sia l'olio, quello bifasico, che devo ancora utilizzare perché sto finendo quello di Mulac, e il balsamo che ho finito e che ve l'ho inserito anche nei top del 2018 riguardo i prodotti per capelli. Questo shampoo a me non è piaciuto per niente. All'interno ha acido ialuronico, cheratina vegetale e cocco per tutti i tipi di capelli, ma de che. La profumazione è molto buona, floreale. Però su di me, anzitutto, mi andava ad ingrassare ancora di più i capelli, nonostante lo diluivo con dell'acqua, fatto così. E in più, madonna mia, Stunning Light mi fa una luce attorno che sembro la Madonna di Lourdes. Oggi non so neanche parlare, come sempre, per il resto. E tra l'altro mi ha creato irritazione e forfora, quindi questo shampoo assolutamente no, non ve lo consiglio, soprattutto se come me avete la cute molto delicata. E altre due maschere flop che non mi sono per niente piaciute. Allora, la prima è di Mulac, la Creamberry 10, di cui ho fatto anche una recensione riguardo questa linea con shampoo ottimo che ho finito e l'olio ottimo che sto finendo. Questo è l'unico prodotto con cui mi sono trovata male, l'unica pecora nera della linea, nonostante la profumazione molto simile al Faraway di Avon, per darvi un'idea.
ne basta veramente poca, ma tra l'altro ce n'è anche poca all'interno, dovrebbe andare ad ammorbidire i capelli, diciamo che ha un effetto placebo, nel senso che all'inizio sì, lascia i capelli morbidi, una volta asciugati i capelli tornano peggio di prima, poi ho dei capelli che si annodano facilmente, questa è una maschera assolutamente da buttare. Anche perché sto facendo una fatica a finirla, quindi. E ce ne sono di meglio da supermercato, che costano poco, spesso e volentieri li trovate anche in offerta, per cui perché devo andare a spendere soldi per una maschera di Mulac con cui io mi trovo male, quando poi alla fine ci sono un sacco di maschere altrettanto buone, che costano poco e facili da trovare. Stesso identico ragionamento vale anche per Natura Siberica. Questa è una maschera volumizzante e illuminante per tutti i tipi di capelli. Ma dove? Anzitutto la profumazione non mi piace perché sa tanto di Vicks Medi-Night, quella in crema che si spalma sul petto se avete l'influenza o la febbre. Avete presente? Ecco che già è tutto un dire se lo applicate qua, perché comunque può dare fastidio, è un profumo comunque molto forte. Figuriamoci un prodotto per capelli. Applicato sulle lunghezze e sulle punte, una volta risciacquato, capelli assolutamente non districati, non volumizzati, per niente luminosi. Ma che cosa? L'ho finito come impacco pre-shampoo, utilizzando assieme anche l'olio di cocco, ma è un prodotto che non mi è piaciuto. Poi andiamo avanti, prodotti per il viso. Anche oggi ho voluto utilizzare una maschera che in realtà ho già promosso in diversi video, che ho utilizzato, ho acquistato più volte e domani assolutamente la voglio ricomprare, che è questa qui, ad azione nutriente, di Tony Moly e l'avocado. È buonissima, è una maschera in tessuto, non mi ricordo il prezzo, tra l'altro è bella imbevuta di siero, l'ho applicata dopo aver fatto lo scrub con un prodotto che si chiama Volga, alla fragola. Ho applicato questa maschera, l'ho tenuta su anche mezz'ora perché tanto male non fa. Come l'ho tolta? Il siero sul viso non ce l'avevo più, perché la mia pelle in questo periodo, in inverno, è talmente secca che ha assorbito praticamente tutto il siero di questa maschera. Buonissima! Ne ho un'altra, ho anche quello al pomodoro, ma sicuramente voglio ricomprare questa perché mi è piaciuta un sacco e la consiglio per chi come me ha una pelle molto screpolata, molto secca. Poi, dischetti di cotone, vabbè, questi della marca Carrefour, che ho acquistato perché era urgente in quel momento, quindi mi servivano dei dischetti di cotone piccolini, buoni, ma non li ho neanche pagati poco, quindi anche no. E poi questi della The Makeup, che sono stati bellamente sostituiti con i dischetti di Licia, che vi ho fatto vedere anche nel mio ultimo video, haul. Poi, due creme contorno occhi, la prima Bioficina Toscana, che ovviamente ho tagliato, molto buona, consistenza leggera, si assorbe subito, va ad attenuare le rughette d'espressione, un po' meno va ad attenuare le occhiaie, però molto buona diciamo di prima mattina per applicare poi il correttore e non va nelle pieghe. L'altro invece l'ho utilizzato la sera e l'ho finito così tutte le sere, sto parlando di Martina Gebhardt da 15 ml, questo è un prodotto che spesso e volentieri vi faccio vedere, è la seconda confezione che finisco nel giro forse di un paio d'anni perché dura un sacco e sto utilizzando una terza che poi è l'ultima sopravvissuta perché poi devo ricomprarla, è un prodotto molto molto buono, è una crema bella pastosa, molto simile alla crema della pasta fissa, non avete presente? Ecco, quindi molto pesante, l'applico solo la sera perché... anzitutto faccio un bel impacco e la mattina dopo la zona contorno occhi molto idratata e la utilizzo la sera e non la mattina perché la mattina è molto pesante, cioè non si assorbe mai e a maggior ragione poi se mi devo truccare è un casino perché se applico il correttore scivola tutto ed è uno schifo, quindi utilizzata tutte le sere è una manna dal cielo e la consiglio per tutti i tipi di pelle perché questa l'ho usata sia in inverno con una pelle secca sia in estate con una pelle mista, perché io sono un po' come i profumi, cambio a seconda delle stagioni, non è una battuta ragazze, è vero, però ecco soprattutto la sera è una manna dal cielo, è favoloso come prodotto. Poi nel frattempo butto tutto nel sacchetto di Tigotà perché sennò non so dove mettere i prodotti. Dopodiché, sempre per il viso, boccio due prodotti di Sephora acquistati in un momento raptus di shopping compulsivo.
Non fatelo mai, ragazze, perché anche se i prodotti costano poco, poi alla fine tanto li dovete utilizzare voi e se vi trovate male sono cavoli. Allora, il primo è il latte micellare. Non mi è piaciuto perché non struccava niente e in più mi creava rossori sul viso. Non lo consiglio sicuramente per chi ha una pelle molto delicata, peccato perché il cocco io lo adoro. Stessa identica cosa per queste salviettine struccanti. Ragazze, sono tutte qua, cioè sono chiuse bene, le ho utilizzate un paio di volte, non sono molto imbevute, sono quasi secche. Adesso sono completamente secche, non struccano niente e comunque quando struccavano proprio all'inizio mi creavano la pelle tutta rossa, piena di chiazze, quindi no. Tra l'altro mi sono trovata male anche con quello alla rosa, con le salviettine struccanti alla rosa. Non so come mai, se le avete provate fatemi sapere. Nel frattempo perdo anche i capelli, come se non ci fosse un domani. Poi, due prodotti di Domus Olea Toscana, un marchio molto valido, un marchio che però costa tanto sul sito Ecoverde, quindi vi consiglio di acquistare qualcosina quando ci sono le offerte. La prima è un flop ed è una maschera purificante riparatrice, eccola qua, fatta così, potete fare più applicazioni, questa vabbè era quasi finita, ha il buchino qui con il tappino, la utilizzavo dopo lo scrub come sempre una volta a settimana, su tutto il viso tranne zona contorno occhi e labbra, ma lo sappiamo tutti, lo sanno anche i muri, l'unica cosa è che mi andava a seccare troppo la pelle e mi creava un sacco di brufoli. Strano perché è una marca comunque bio, una marca abbastanza costosa ed è un prodotto questo che non consiglia nessuno. Poi andiamo avanti con un altro prodotto che è la crema giorno di Domus Olea Toscana. Ecco, questo è un prodotto favoloso. Allora, io ho passato per forse 3 o 4 mesi ad utilizzare solo ed esclusivamente prodotti di Domus Olea Toscana, la linea indicata per il periodo estivo per chi come me ha una pelle mista in estate chiaramente. Ho utilizzato tutta la linea, il detergente che ho ricomprato più volte perché è uno dei miei preferiti, la crema viso, bene o male un po' tutto, a parte la maschera brutta che a me non è piaciuta, però vi posso assicurare che su di me ho avuto comunque dei miglioramenti, non avevo brufoli, brufoletti, anzi la pelle era migliorata, molto più luminosa e compatta. Questa crema l'ho finita da poco, ha una consistenza leggera, si assorbe subito, ottima come base per il trucco. La profumazione non mi è piaciuta per niente perché sa tanto di erbe, però ecco, magari in estate la voglio ricomprare perché mi è piaciuta e non mi ha creato problemi al viso. Poi, altro prodotto è questo Botanica acqua micellare e detergente viso con succo di aloe, arancia e pompelmo. Prodotto bio con ingredienti bio, preso da LD, molto buono, ottimo per chi ha una pelle mista, infatti l'ho utilizzato tanto in estate, l'ho ritrovato per puro caso e siccome non ve l'ho ancora fatto vedere, ve lo faccio vedere ora. Consistenza mousse, non va a tirare la pelle, strucca i residui di trucco e mi piace perché lascia una pelle morbida. E anche il profumo è molto fresco. Poi, ultimi, penso, due prodotti per il viso sono degli struccanti, tutti e due flop. Allora, il primo facile da trovare, da Lilla Pua, pagato poco, della BioQ, è un prodotto con certificato IAB, all'interno ha ginseng fiordaliso, fito struccante occhi, ma non mi è piaciuto proprio perché brucia un sacco gli occhi e se avete la zona contorno occhi molto delicata, come nel mio caso, state alla larga. Mentre l'altro è struccante bifasico e frutti rossi di Bioficina Toscana, prodotto ovviamente bio con il suo prezzo perché comunque non costa poco, l'ho utilizzato subito dopo aver finito lo struccante bifasico, quello di puro bio che per me è stato l'amore del 2018, favoloso, un prodotto bio. Non mi aspettavo nulla da quel prodotto, ma in realtà mi è piaciuto un sacco e sicuramente lo voglio ricomprare, anzi l'ho già messo in realtà nel carrello sul sito Ecoverde, ma lo voglio assolutamente acquistare perché mi è piaciuto un sacco. Ho provato questo e è stata una grande delusione, insomma è costato di più rispetto a puro bio, mi andava ad appannare gli occhi, mi bruciava gli occhi, non struccava niente, non parliamo poi dei prodotti waterproof perché struccava ben poco, ma assolutamente no, non ve lo consiglio. Anche per il viso struccava ben poco, sulle labbra, tinta labbra, zero, non le andava a rimuovere. Se sentite casino è Brema, che anche lei poverina sta avendo dei problemi perché sta diventando sempre più cieca e anche più sorda del solito e fa fatica a stare in piedi a volte, però vabbè, e la vecchiaia alla fine... 14 anni ragazze, però per salire sul divano le zampettine vanno, eh? Vabbè,
Poi, detergente intimo, ne ho finiti due. Allora, Alchemilla 7 erbe officinali, un detergente qualsiasi, forse fin troppo delicato per i miei gusti. Ho provato diversi detergenti di Alchemilla, non mi hanno fatto impazzire più di tanto. Mentre il mio preferito è il Neutromed con 4.5 delicatezza, buonissimo. E questo, ad esempio, la mia amica lo utilizza anche come detergente viso perché è molto delicato. Questo mi è piaciuto tanto. Poi, deodoranti. Allora, un top è sicuramente questo, il Faraway di Avon, che l'ho utilizzato a mo' di profumo e nonostante un deodorante ha una buona tenuta e anche come deodorante sotto le ascelle, non subito dopo la depilazione, magari ecco il giorno dopo, e devo dire anche che ha una buona tenuta. Mentre questo qui di Dr. Organic al cocco non mi è piaciuto proprio. Al cocco sì, buona profumazione, ma una volta messo, soprattutto se andate in palestra, state alla larga da questo prodotto perché vi fa puzza. Io non ho problemi di sudorazione acida, ma questo è un prodotto schifoso, allucinante. Altro prodotto è questo di Garnier Clean Sensation. Ma di che? 48 ore, non stop, attivo, antibatterico, pelle che respira, ma dove? Senza alcol, ma dove? Cioè io questo lo utilizzavo anche dopo la depilazione, morivo, talmente mi bruciava sotto le ascelle, e poi non dura niente, quindi no. Prodotti invece per il corpo, vi faccio vedere anzitutto una carrellata di bagnoschiuma, perché ne ho finiti un sacco, come ho già detto io non pretendo nulla dei bagnoschiuma se non la profumazione, perché comunque mi deve piacere, e poi, oh mio Dio, è la Brema che passa ogni tanto inciampa. La profumazione è che non mi devono seccare la pelle perché è una pelle molto secca, basta. Parto dai miei preferiti. Allora, il primo è Japanese Cherry Blossom di Bath & Body Works. Io ho provato tutta la linea, mi è piaciuta, anche il latte corpo, crema corpo, l'acqua corpo profumata, anche se non dura tantissimo, però per tutti i giorni chi se ne frega. Bagno schiuma mi è piaciuto tanto, fa abbastanza schiuma appunto, si risciacqua facilmente, ottimo, e lascia la pelle profumata anche per qualche ora. Poi, Nature's Fior di Zenzero, latte doccia rilassante. È stato una vera e propria coccola, preso in un'erboristeria vicino casa, ho preso anche il profumo che stranamente su di me dura poco, ma il bagno schiuma è favoloso. Altro bagno schiuma è di Sephora ed è Cotton Flower, fatto così, sì, scusate se è sporco, non ci posso fare niente, profumazione molto delicata, sa quasi di saponetta, assolutamente un prodotto che vi consiglio. Non ci sono i fantasmi, la porta si è aperta perché è venuta anche Margot a farci compagnia. Comunque, bagno schiuma molto buono, pagato poco, c'è anche la crema corpo col profumo e ci sono tante profumazioni che prima o poi ne prenderò tante altre. Altro bagno schiuma che mi è piaciuto è il Neutro Roberts all'olio di mandorle, fatto così in olio appunto. Molto buona la profumazione, delicato, nonostante in olio devo dire che si risciacqua facilmente, non lascia la pelle unta, pagato una cavolata scontato. E poi, altro bagno schiuma, Neutromed, miele con gardenia bianca. Profumazione ottima, soprattutto per il periodo invernale, è stata una coccola, fa tanta schiuma, va benissimo anche per depilarsi sotto la doccia, con questo bagno schiuma si evitano un sacco di tagli con le lamette, o con i rasoi, come dir si voglia, molto molto buono e lascia la pelle profumata e morbida. Altro bagno schiuma è Lamande Lanterne, preso in negozio a Savona, online, mi è piaciuto un sacco, intanto qua suonano, strombazzano, vabbè. Mi piace, è un antiossidante, fa abbastanza schiuma, si risciacqua facilmente ed è il dupe di Flower by Kenzo. Questo bagno schiuma mi è piaciuto tanto, così come il sapone per le mani, il profumo lo devo ancora capire perché secondo me sa tanto di pesce andato a male. Qualcuno si starà sposando? Comunque molto molto buono. Poi, altro bagno schiuma che mi è piaciuto è la Vera crema oleosa rigenerante, che io ovviamente ho tagliato. I bagni schiuma fatti così in crema o comunque in olio di Lavera ve li consiglio. Uno per il prezzo perché costano poco e due si risciacquano facilmente, fanno abbastanza schiuma e nonostante sono dei prodotti bio non vanno a seccare la pelle, non la vanno a tirare. Profumazione questa ottima come tutte le altre. Poi il bagno doccia rinfrescante di Alchemilla, questo è un bocciato,
perché ho notato che i bagni schiuma di Alchemilla con me non vanno d'accordo, nel senso che nonostante le profumazioni siano buone, non mi vanno ad idratare la pelle, mi vanno a seccare la pelle, devo mettere poi chili di crema e questa non mi è piaciuta come tutte le altre. Questa qua rinfrescante sa tanto di menta. Altro bagnoschiuma che non mi è piaciuto, pagato un sacco, pensavo fosse al miele, perché qua c'è scritto al miele, in realtà sa tanto di saponetta, è di Bioficina Toscana, che l'ho strizzato fino alla fine ed è un balsamo corpo detergente al miele. Attenzione, no, non mi è piaciuto, sia per la profumazione, perché, cioè, il miele dove? Ma il miele, ma dove? Io non sento proprio il miele, cioè è molto delicato e non mi è piaciuto. Ne basta poco, però non faceva più di tanta schiuma, no, ma assolutamente non mi è piaciuto. E altro bagno schiuma, e ultimo finalmente, è Vaniglia Nera di Bottega Verde. Profumazione molto buona, però dopo un po' mi ha dato la nausea. Avevo anche la crema corpo e profumo che ho regalato, perché sono due prodotti che comunque non utilizzavo e quindi piuttosto che buttarli, li ho regalati. Poi, ultimi tre prodotti per la cura del corpo, anzi quattro, sono Wilkinson's, che sono state le mie preferite per diverso tempo e sono state sostituite bellamente da quelle di Venus. Poi, tre creme, tutte e tre, anzi due bocciate e una promossa. Quella promossa è di Erbolario, ha la vaniglia con all'interno l'estratto di mirra. Le creme di Erbolario sono ottime, non testano sugli animali, hanno un buon inci, idratano tutto il sacrosanto giorno, consigliate soprattutto per chi come me ha una pelle molto secca. Questo in modo particolare idrata, lascia una pelle morbida, ma la profumazione lascia alquanto desiderare. Sì, sa tanto di vaniglia, ma c'è questa mirra che a me dà fastidio, perché come ho già detto, la mirra assieme all'incenso sono profumazioni che mi danno un senso di chiesa o la messa della domenica mattina. Ecco. Altra crema corpo, Bio Lady, idratante alla camomilla. Ma di che? Io se tolgo via il tappo mi esce fuori la crema, talmente liquida. Non idrata, non lascia la pelle morbida, assolutamente bocciata. Ultima è una crema fluida di Domus Olia Toscana, che tra l'altro a prezzo pieno costa un sacco. Questa però mi è stata regalata da Ecoverde, dopo aver fatto un bel acquisto sul sito Ecoverde, perché a me le robe non le regalano mai, in 10 anni non mi hanno mai regalato nulla, nessun sito, meglio così, fa niente. E insomma, questa l'ho provata, non mi è piaciuta proprio, semplicemente perché non idrata e la profumazione non mi piace. Prodotti per il corpo finiti. Prodotti di make-up, terminati questi due fissanti. Il primo è il mio preferito, NYX mattificante, questo invece è Vancouver 3-in-1 di Too Faced, i mini sites. Tutti e due molto buoni, sicuramente li ricomprerò, mi sono piaciuti, magari questo di Too Faced in full size e anche questo di NYX mi è piaciuto tanto. Questi li utilizzo sia per fissare il make-up come base per il fondotinta, per bagnare la Beauty Blender o anche per bagnare ombretti e illuminanti per averli più sbrilluscicosi, buoni. Poi terminata anche la matita di Kiko numero 415, che è questo bellissimo color marroncino malva ed è proprio così come lo vedete, che abbinavo spesso e volentieri al rossetto Craving di MAC, che mi sta finendo. E poi il Mary Lumanizer di The Balm finito, alleluia. Ecco qua, non è quello che ho su ora, perché quello che ho su ora è un altro bellissimo, ma ve ne parlerò in un altro video. Vi lascio un po' così col fiato sospeso. E poi le Tea Light che ho preso da Tigotà, Tili, queste qui con dentro 30 Tea Light, campioncini, e poi ho finito. Dunque, ho terminato Merlis Müller, questo olio per capelli favoloso, mi è piaciuto tutto. Tra l'altro ne basta poco, l'ho applicato sulle lunghezze, sulle punte prima di andare ad asciugare i capelli, sui capelli umidi, mi è piaciuto. Ho anche quello in full size che mi è stato regalato, ne basta poco, ne manca anche poco tra l'altro, e poi purtroppo l'ho finito e non so neanche dove andarlo ad acquistare. E poi campioncini più che altro di La Mande, finite, creme mani, burro di avena, e questo non mi è piaciuto più che altro per la profumazione. Mandorle dolci, ho comprato quello in full size e mi piace un sacco anche la profumazione, ma il mio preferito è olio di oliva, che sicuramente andrò a comprare online in negozio.
Poi, creme corpo, assolutamente consigliata questa gardenia che è molto delicata, di lamande sempre mi piace, molto idratante come tutte le creme di lamande. Poi, Calla, profumazione molto delicata con all'interno gelsomino e rosa di maggio, con all'interno la vitamina E ad azione antiossidante e ho preso sia il profumo che la crema corpo. Crema per il corpo alla vaniglia, profumazione delicata, non so se prendere la crema e basta o anche il profumo, ma il profumo mi sa tanto che dura poco. Poi petali di sambuco e polvere d'ambra, detergente liquido per le mani che io ho finito e ho anche quello in full size acquistato in negozio di Lamande. Poi due bagni schiuma, gelsomino supremo di Lamande, molto buono, sicuramente voglio prendere quello in full size, così come la crema per il corpo, molto nutriente, molto idratante. E poi Iris Supremo, bagno doccia e crema corpo, l'ultima profumazione uscita in casa Lamande che io adoro. E Yankee Candle ve le farò vedere al prossimo video, perché altrimenti sarà un video lunghissimo che dopo veramente non finisco più. Vi farò vedere profumi e Yankee Candle settimana prossima, tra due settimane, così almeno insomma sarà un video anche un po' più lungo, ed evito di far diventare questo un video lungo di 2 ore perché non mi sembra il caso. Io vi saluto, vi mando un enorme beso, fatemi sapere se avete provato questi prodotti, fatemi sapere come vi siete trovate, spero di esservi stata utile e di avervi tenuto un po' di compagnia, e noi ci vediamo presto al prossimo video. Mua, mua, mua. Ciao!